Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete intuito, eh, sto per presentarvi qualcosa di diverso dal solito, o meglio, un contenuto eh, diverso da quello che siete abituati a vedere qua sul canale. Eh, ma prima di spiegarvi, prima di andare a vedere il contenuto, cioè lei, Peugeot 208 e. Full Electric, vi voglio spiegare eh, diciamo perché quest'auto è qua, eh, o meglio, perché ho deciso di portare un'auto sul canale e soprattutto grazie a chi ho eh, un'auto da portare sul canale. Allora, qualche settimana fa ho deciso di portare dei nuovi contenuti e l'idea era di portare eh, delle auto elettriche o ibride, perché comunque al giorno d'oggi queste auto sono davvero tanto tecnologiche, quindi eh, come sapete la tecnologia è alla base del mio canale e ovviamente la passione primaria sono i droni ma poi c'è davvero un po' di tutto e mi piace davvero tutta la tecnologia in generale e queste auto totalmente elettriche o ibride hanno davvero tanta tecnologia hanno questi computer di bordo o infotainment o sistemi multimediali chiamiamoli come vogliamo che veramente sono una cosa troppo affascinante poi i quadri eh, adesso tutti digitali cioè veramente è un mondo bellissimo dal punto di vista tecnologico oltre che eh, bellissimo dal punto di vista automobilistico quindi una volta che ho pensato cosa volessi portare di nuovo sul canale restava il problema di trovare chi mi desse il materiale da portare qua sul canale e a questo punto è entrato in gioco Ratti Auto, una car dealer che è qua vicino dove abito io, eh, si trova in provincia di Lecco, precisamente a Barzago, il paese in cui si trova appunto la sede, che poi è dove ho comprato io la mia Peugeot 2008 circa tre anni fa. Eh, questa car dealer che eh, mi ha subito diciamo attirato rispetto ad altre invece concessionarie perché loro sono davvero tanto innovativi e soprattutto tanto creativi. Sono tutti social, quindi li trovate eh, su YouTube, su Instagram, TikTok, Facebook, veramente sono ovunque e già questa cosa è stato uno dei motivi per cui ho deciso di contattarli. Poi un altro motivo per cui ho deciso di contattarli è che loro spediscono le loro auto in tutta Italia. E questo è un altro motivo per cui aveva senso portare le loro auto eh, qui sul canale perché se il prezzo è davvero buono, loro ve la portano a casa e vi, ve la scaricano fuori di casa. Nel senso è un po' in stile Amazon, se vogliamo. Quindi, come Amazon ci ha insegnato, il futuro è questo, ed il futuro sta diventando realtà anche nelle automobili. Quindi questa cosa di avere un prodotto consegnato fuori di casa eh, con una tempistica di circa sette giorni è davvero una cosa che mi ha fatto eh, pendere l'ago dalla bilancia appunto verso questa car dealer. Ma poi tutto quello che ho scoperto ed imparato eh, appunto verso Ratti Auto eh, mi ha fatto veramente capire che avevo fatto la scelta giusta nell'aver contattato loro. Ma poi per quanto riguarda l'acquisto dell'auto e tutto il resto e tutti i loro servizi ne parliamo fra poco. Quindi una volta che li ho contattati abbiamo parlato, io gli avevo chiesto se avevano un'auto totalmente elettrica. Da portare almeno come prima auto perché sono le auto più tecnologiche. A questo punto mi hanno detto se mi andava bene una 208E, che loro questa l'avevano disponibile, che poi potete acquistare, poi vi spiego tutto. Eh, e voglio dire, come potevo dirgli di no a una 208E? Che secondo me è già una signor signor macchina elettrica quindi eh, chiuso il discorso eh, di come è nato tutto questo e alla fine mi sono trovato con in mano la Peugeot 208e eh, e soprattutto ragazzi me l'hanno lasciata per una settimana infatti questa non sarà una recensione del tipo ok proviamo la macchina e eh, vi dico tutte le caratteristiche tecniche di queste ce ne eh, centinaia su youtube soprattutto perché poi eh, è un'auto che c'è da circa già un, da un anno quindi tutto questo eh, non è quello che vi voglio trasmettere io, ma quello che voglio trasmettervi io in questo video è appunto quello che prova un uomo della strada che va ad acquistare un'auto di questo tipo quando la pro. E averla avuta in mano per una settimana eh, davvero mi avermi fatto capire e conoscere i pro e i contro di un'auto elettrica, ma soprattutto le sensazioni e eh, diciamo eh, come ci troviamo noi passando da un'auto eh, con un motore termico ad un'auto totalmente elettrica. Però adesso, dopo tutto questo preambolo e dopo tutta questa storia che vi ho raccontato per arrivare a questo momento, è arrivato il momento di parlare di lei. Questa auto in particolare, cioè quella che ho in mano io in questo momento, è una versione Alur come allestimento, quindi un allestimento abbastanza completo, anche se non è il top dell'allestimento. Eh, Quest'auto la trovate nel loro sito, quindi il loro sito latti-auto, tutti i link in descrizione dei loro social, del loro canale YouTube. Quindi, tutto in descrizione. Nel sito la trovate, trovate proprio lei, la potete eh, prenotare. Quindi, prenotare cosa vuol dire? Che con una cappara di 100 euro per una settimana non ve la tocca a nessuno e all'interno di questa settimana potete decidere se l'auto eh, acquistarla o meno. Se all'interno di questa settimana decidete di non acquistarla, i 100 euro ve li ridanno. Quindi avete una settimana di tempo per pensare dopo che l'avete eh, diciamo prenotata. Perché questo? Perché, comunque, avendo loro per la maggior parte auto a chilometri zero, auto aziendali e auto usate, poi, se uno vuole, hanno anche il totalmente nuovo. Eh, soprattutto per i marchi Peugeot e Citroën, dove sono più specializzati, ma hanno tutti i marchi: eh, questi chilometri zero, ovviamente, vanno a Ruba perché chilometri zero, eh, che poi come la mia 2008, che io ho acquistato circa tre anni fa, era chilometri zero, ma aveva su 10 chilometri, quindi praticamente nuova però con uno sconto da chilometri zero. Quindi quest'auto la trovate nelle loro offerte, proprio lei, eh, se volete la bloccate e a quel punto poi decidete. Ovviamente, essendo una concessionaria che ve la porta a casa, cosa succede? Che quest'auto, 208E, ve la portano fino a casa entro una settimana lavorativa, se non abitate eh, sulle isole, altrimenti sulle isole ci vuole un po' di più per il discorso del traghetto, però comunque vi arriva fuori di casa. Eh, una volta che il camion arriva, ve la scarica e tutto il discorso burocratico lo fate online. Quindi è una cosa davvero fighissima, perché se il prezzo è davvero buono, anche se siete a 700-800 km di distanza da questa car dealer, cioè eh, Ratti Auto, non importa, loro ve la portano e in più eh, siccome che vendono auto chilometri zero, auto aziendale che comunque quelle aziendali hanno su più chilometri o addirittura auto usate, eh, potete fare una, diciamo, una live con una sal manager, quindi un ragazzo o una ragazza che vi fa vedere live la macchina, quindi voi da casa vi vedete la macchina nel tutto il dettaglio perché fate proprio una live, potete chiedere cosa inquadrare, cosa farvi vedere eh, nell'inquadratura, cioè veramente una cosa fighissima e poi l'auto vi arriva pure igienizzata perché comunque visto il periodo che stiamo attraversando, quindi ragazzi... Tanta, tanta roba anche da questo punto di vista e poi un altro servizio davvero incredibile è la possibilità di recesso cioè l'auto ve la porta, avete 15 giorni per utilizzarla se entro 15 giorni la volete ridare indietro potete ridarla indietro tranquillamente a patto che non abbiate superato 300 km eh, ma se non avete superato i 300 km entro 15 giorni potete ridarla indietro cioè davvero incredibile eh, ovviamente come avete capito eh, questa car dealer ha una mentalità diversa da quello che eh, siamo abituati noi con le concessionarie, se vogliamo, classiche. Già come state vedendo nella reception, cioè nella Ratti Lounge, come la chiamano loro, eh, vi rendete conto che tipo di ambiente trovate, sembra tutto, tranne che un, appunto una concessionaria dato. E invece, qua di auto, ragazzi, ce n'è come se non ci fosse un domani. E in più. Tutte le auto devono avere superato i 150 punti di controllo del loro automotive expert, cioè chi si prende cura di queste auto. Eh, se le auto hanno superato i 150 punti di controllo, sono pronte per essere vendute eh, nel loro sito o nel loro store fisico. Quindi ragazzi spero di avervi spiegato e di avervi trasmesso eh, cos'è Ratti Auto rispetto a una concessionaria qualsiasi. Questa non è una concessionaria ma è una car dealer. Quindi ragazzi, eh, però adesso è arrivato proprio il momento di parlare di lei. Eh, io è la prima auto elettrica che diciamo guido in maniera importante, cioè che proprio ho la possibilità di tenere in mano tanto tempo ed è una cosa davvero incredibile eh, 208 è sicuramente un'auto che elettrica ci sta tutta perché ha dimensioni eh, compatte quindi un'auto da città un'auto da paese eh, e con tutti i vantaggi appunto di avere un'auto elettrica in queste situazioni l'autonomia di quest'auto è di circa 340 km ovviamente prendetevi molto molto con le pinze perché 340 km variano con la temperatura esterna perché comunque in pieno inverno le batterie hanno una resa non ottimale eh, e eh, D'estate con i condizionatori via dicendo, ovviamente tutto diminuisce, però ha comunque un'ottima autonomia. Questa versione che poi dopo proveremo e faremo un giro appunto con lei dove vi spiegherò nel dettaglio eh, com'è la macchina eh, da guidare. Cosa vi viene dato? Vi viene dato se prendete lei questa versione che ha comunque installato il pacchetto sicurezza, cioè quello, il pacchetto completo che eh, vi dà tutte le sicurezze possibili e immaginabili, quindi eh, il mantenimento della corsia, l'aiuto di frenata nel caso stessimo per tamponare un'auto, eh, la lettura dei cartelli stradali, eh, il riconoscimento se ci stiamo addormentando, cioè davvero tanta tanta sicurezza che è installato su questa versione, cioè proprio lei. Eh, la versione è davvero anche aggressiva perché è la versione bianco perla che secondo me è bellissimo, eh, soprattutto perché comunque ha una linea davvero aggressiva, eh, poi con i cerchi grigi eh, così tanta roba, i parafanghi neri, cioè veramente dal punto di vista aggressivo, la Peugeot 208 ha davvero una linea molto accattivante. Eh, l'interno poi mi fa impazzire appunto perché dal punto di vista tecnologico è davvero una cosa fantastica che poi è una di quelle cose che a me piace appunto di queste auto è quello quindi ragazzi a questo punto direi che è arrivato il momento di salire a bordo e di vedere da vicino le rifiniture di quest'auto ma soprattutto com'è il comparto eh, tecnologico di questa auto Una volta saliti a bordo, ragazzi, si rimane subito di stucco perché c'è una cura dei dettagli ed è particolare che è veramente incredibile. Poi questi due display da 10 pollici sono davvero una cosa che mi fa impazzire. Eh, per accendere basta tenere premuto il pulsante Engine Start che troviamo in questa posizione e già l'auto è pronta per partire eh, a questo punto volevo farvi vedere il display centrale che secondo me è davvero incredibile eh, premendo il pulsante qua sulla destra quello per della leva del tergicristallo per intenderci andiamo ad attivare alcune informazioni eh, quindi informazioni che ci appariranno in questa posizione quindi eh, vedete che eh, appaiono e abbiamo tutte delle informazioni su quanti chilometri possiamo percorrere quanti kW stiamo consumando quanti ne abbiamo eh, consumati tutte queste informazioni, ma l'altra cosa che mi piace davvero tanto eh, è questa, la possibilità di cambiare il diciamo l'aspetto grafico eh, appunto del display centrale o del quadro centrale. Andando a girare su questa rotella che troviamo qua sul volante, eh, vedete che il quadro si modifica e in questo momento passa su energia, cioè il nome dato a questa tipologia di quadro è energia, perché, infatti, vediamo l'auto eh, in mezzo con le batterie, quindi tutto questo quadro è impuntato appunto sul discorso dell'energia. Se vado ancora a girare, vado su personale 2 personale 2 vuol dire che è configurabile e lo configuriamo dall'infotainment quando le impostazioni. Se vado a girare ancora, Abbiamo personale 1, sempre modificabile dall'infotainment, quindi abbiamo due quadri diversi che possiamo configurare a nostro piacimento. Quindi è una cosa davvero secondo me fighissima. Eh, se vado a girare ancora, vado su minimo, minimo è, diventa tutto più essenziale e soprattutto non abbiamo più l'effetto 3D, perché questo display con effetto 3D si va a perdere se mettiamo l'effetto minimo, quindi l'abbiamo tutto su un livello. Se vado ancora a girare alla rotella... Andiamo sul eh, display guida, qua vediamo la nostra autovettura, quindi in mezzo abbiamo la nostra autovettura e poi lateralmente abbiamo i dati che ci interessano, diciamo principalmente. il quadro centrale è fighissimo perché appunto è fatto su due livelli, quindi ha questo effetto 3D, eh, ma soprattutto la possibilità di andare a configurarlo, modificarlo e interfacciarlo nell'aspetto grafico che più eh, ci piace ci aggrada davvero fantastico. E un'altra funzione utilissima che abbiamo è la possibilità di utilizzare un'altra funzione utilissima che abbiamo, utilizzando l'applicazione My Peugeot, applicazione disponibile sia per iOS che per Android, abbiamo la possibilità di eh, attivare la ricarica dallo smartphone, di programmare la ricarica dallo smartphone o attivare eh, sempre a distanza a un determinato orario il climatizzatore o il riscaldamento. Quindi vedete che se io vado su ricarica Posso decidere se fare la ricarica immediata, vedere lo stato di ricarica, quindi vedere quanta batteria ho attualmente, vedere che percentuale di ricarica ho in questo momento, quindi mentre sarà sotto carica, tenere monitorato quanto si sta ricaricando l'auto o addirittura andare a fare ricarica differita e andare ad impostare eh, un orario eh, diverso, quindi a un determinato orario la macchina inizierà a ricaricarsi. E stessa cosa l'abbiamo nel climatizzatore. Nel climatizzatore potremo fare attiva, quindi il climatizzatore partirà, facendo attiva partirà istantaneamente e eh, quando saliremo in macchina avremo la nostra temperatura ideale. O addirittura potremo andare a fare il programma, quindi andare a selezionare eh, i giorni e gli orari, perché magari vogliamo salire in macchina al mattino perché andiamo a lavorare presto e l'auto è freddissima perché è tutta notte che eh, è ferma e quindi abbiamo l'auto che all'interno c'è 5 gradi. Niente, sappiamo che a quell'ora noi saliremo in macchina perché andare a lavorare sappiamo a che orario ci andiamo, puntiamo l'orario e, eh, quando saliamo in macchina avremo la nostra temperatura ideale e quindi avere un'auto elettrica dà anche questi vantaggi che con le auto termiche ovviamente non possiamo avere eh, e poi a me in particolare mi dà un gusto incredibile comandare le cose dall'app, quindi io a casa praticamente ho tutto comandabile da un'app, quindi ho l'app per ogni cosa perché mi dà davvero un gusto incredibile. Eh, e qua diventa anche davvero molto utile sfruttare quello che eh, le auto elettriche ci possono dare anche da questo punto di vista. Però c'è anche da dire che questa app è mai Secondo me andrebbe un po' migliorata, perlomeno dal punto di vista dell'ottimizzazione. Secondo me eh, non funziona perfettamente, eh, cioè funziona nel senso che non posso dire che in questa settimana mi abbia dato grossi problemi, però secondo me ha qualche bug da sistemare ancora, secondo me Peggio potrebbe impegnarsi a fare un pochino di più dal punto di vista proprio dell'ottimizzazione dell'utilizzo. Poi questa versione monta di serie anche la telecamera posteriore quando mettiamo la retromarcia e la monta anche in una versione secondo me davvero ben fatta per un'auto di questa categoria. Quindi eh, se io vado a inserire la retromarcia, vedete che ho due inquadrature, quella qua a sinistra, quella classica diciamo, dove abbiamo proprio la telecamera eh, vicino alla targa che ci dà eh, gli spazi con queste righe eh, create artificialmente. E poi di qua invece abbiamo eh, una macchinina creata in uno spazio, vista come dall'alto, come se eh, un drone inquadrasse la nostra macchina. Ovviamente è una macchina disegnata ma che va a creare l'ingombro che ha realmente la macchina, quindi eh, le telecamere vanno a inquadrare lo spazio intorno a noi. Quindi se io adesso eh, vado a eh, fare la retromarcia, guardate l'auto che... Eh, ha uno spazio intorno a sé che ci fa capire che abbiamo spazio e non abbiamo ostacoli quindi la telecamera vedete qua inquadra quel marciapiede piccolino qua o meglio quello sparti traffico qua quindi abbiamo l'ingombro reale e quanto spazio e eh, che ostacoli abbiamo intorno alla nostra autovettura quindi questa secondo me è una cosa davvero bella per un'auto comunque di questa categoria avere eh, una telecamera posteriore e soprattutto averla che funziona in questa maniera in più, andando a cliccare su vista posteriore, abbiamo la possibilità di fare lo zoom. Quindi, se vogliamo avere eh, una visuale più da vicino, se vado a cliccare ancora, abbiamo vista a 180 gradi, quindi mezza sfera di visuale, anche questa, secondo me, è una cosa interessante. E poi, se faccio qua, faccio vista standard, quindi andiamo sul classico. Poi, vado a mettere eh, modalità auto, ed è quella che avevamo all'inizio. Quindi, ragazzi, davvero davvero eh, un accessorio ben fatto per un'auto appunto di questa categoria ma adesso è arrivato il momento di andare a provarla in strada e di trasmettervi quello che io ho provato nell'utilizzarla per una settimana dove veramente non ho capito di utilizzare un'auto elettrica dal punto di vista proprio pratico perché è un'auto che ci fa sentire subito a nostro agio sebbene è un'auto full elettrica eh, non pensavo e invece è così quindi ragazzi adesso partiamo e cercherò di trasmettervi davvero quello che ho provato io nel Utilizzarla per una settimana, quindi adesso partiamo. Allora ragazzi, la cosa che più mi è piaciuta di quest'auto eh, in questa settimana di utilizzo è sicuramente il feeling che trasmette subito eh, anche quando eh, non siamo mai stati abituati a guidare un'auto elettrica. Cioè, questa è una cosa incredibile. Eh, come si prende in mano quest'auto, eh, dopo pochi minuti sembra come di guidare un'auto con motore termico, nel senso non ci si accorge. Eh, sarà anche un po' il fatto che io arrivo già da un'auto Peugeot, quindi sono abituato... A, diciamo magari a certe dinamiche di eh, questo marchio però devo dire che questa cosa mi ha lasciato veramente veramente stupito magari uno pensa di trovare delle difficoltà invece no ragazzi è una cosa incredibile subito il feeling che trasmette una cosa che ha questa e 208 è sicuramente eh, il motore molto performante secondo me per comunque la tipologia di auto che è, infatti è più performante del suo motore a benzina eh, soprattutto in accelerazione abbiamo un'accelerazione eh, di 8 secondi e 1 quindi avete capito già che non è per niente male quindi ragazzi direi che possiamo provare la prova di accelerazione quindi modalità sport proviamo da 0 a 100 ragazzi l'accelerazione è bestiale secondo me eh, per chi non ha mai provato un'auto elettrica tanta roba eh è quella che accelera di più eh, tra tutte le 208, cioè più anche di quella versione a benzina più performante. Eh, lei è ancora di più: da 0 a 100 non la batte nessuno tra le 208. Eh? È davvero, davvero spettacolare! A me piace un sacco l'accelerazione, anche se non c'è il rumore, si sente questo fischio che dà un gusto incredibile. Eh, bello, bello, bello. Sembra un motore a reazione quasi, questo fischio, fantastico. Auto, ovviamente come tutte le auto elettriche ricarica la batteria quando freniamo quando utilizziamo il freno motore eh, questa energia che viene eh, riutilizzata come succede anche in Formula 1 che eh, ci dà la possibilità di ricaricare appunto la batteria mentre stiamo utilizzando l'auto eh, questa cosa si può amplificare in quest'auto che è una cosa secondo me anche questa geniale perché abbiamo la possibilità di eh, generare eh, questo accumulo in maniera più o meno importante eh, utilizzando la leva del cambio e andando a tirarla verso di noi andiamo a cambiare la lettera nel quadro in questo momento ho la lettera D quindi il freno motore è molto molto simile a un'auto eh, con motore termico e questa è una cosa fantastica appunto per non trovarci a disagio nell'utilizzo nel caso volessimo avere un'auto più simile possibile a un'auto classica eh, tenendo la lettera D il freno motore sarà praticamente molto molto simile non ci si accorge della differenza tra un'auto elettrica o un'auto che siete abituati a usare normalmente se andiamo a tirare la leva del cambio verso di noi la lettera cambia da D diventa B eh, questa lettera B significa che stiamo utilizzando un freno motore molto più importante quindi quando andremo a rilasciare il gas eh, il freno motore si fa sentire e eh, ovviamente anche la ricarica si fa sentire, quindi sarà una ricarica molto più importante, eh, però, ovviamente anche la nostra abitudine di guida va a modificarsi. Un'altra cosa che abbiamo: tre modalità eh, di spinta del motore: quindi abbiamo una modalità che si chiama Eco, che è quella da utilizzare nel caso eh, dovessimo avere poca batteria, quindi do avere una dovremmo ottenere una gestione dei consumi ridotta. Andremo a mettere modalità Eco in modalità normal che è quella classica quando noi accendiamo l'auto in automatico va in modalità normal, come anche il freno motore andrà in modalità eh, diciamo classica con la lettera D, perché comunque eh, di default eh, si imposta così, quindi modalità normal per quanto è l'erogazione del motore o le prestazioni dell'auto eh, e modalità D per quanto riguarda il freno motore. Poi potremmo comunque passare, se volessimo, anche in modalità sport, dove davvero sprigioniamo tutta la potenza, però anche consumiamo tanta tanta batteria. Per passare in queste modalità abbiamo un tasto qua che secondo me non è comodissimo. Potevano studiare qualcosa di meglio, potevano metterlo sicuramente al volante, che sarebbe stata una cosa più logica, perché comunque più pratico. Invece l'abbiamo qua. Una cosa che mi è piaciuta tanto. Comunque, io abito in collina, quindi ho un sacco di sali-scendi, non ho tanta pianura, c'è molta salita e molta discesa. L'ho usata quindi anche con salite importanti e la macchina, ovviamente, non ha nessunissimo problema a farlo, però. La batteria, eh, o meglio, il calcolo del consumo della batteria è abbastanza eh, importante in quella situazione perché in salita si capisce che consuma davvero tanta energia. Poi, ovviamente, scendendo eh, si tende a ricaricarsi perché si usa tantissimo il freno motore o l'impianto frenante. Quindi, per quanto riguarda la parte appunto di guida, penso di avervi detto tutto e vi assicuro che è una cosa, secondo me, fantastica. Non pensavo fossero così simili. Alle auto che siamo abituati ad utilizzare normalmente, almeno questa lo è di sicuro. Poi Peugeot tende ad avere il volante molto piccolo, anche la mia 2008, sebbene a tre anni, ha questa tipologia di volante simile a questo, un po' meno squadrato, ma molto piccolino che dà un gusto nella guida che è fantastico, perché eh, avere il volante piccolo in mano, poi in questa macchina così compatta, dà un gusto davvero incredibile, eh, soprattutto se si mette in modalità sport. Eh, poi passiamo invece al quadro dell'infotainment o sistema multimediale ovviamente compatibile con apple carplay eh, compatibile con android auto o col eh, sistema bluetooth in cui possiamo comunque telefonare via dicendo senza collegare né apple carplay né eh, android auto tutti i comandi del telefono li abbiamo qua eh, sul volante anche il, la possibilità di alzare e abbassare il volume quindi una serie di comandi li abbiamo qua sul volante, mentre qua dentro ovviamente abbiamo tutte le impostazioni dell'auto, dal climatizzatore, eh, la possibilità del navigatore, perché quest'auto di serie non ha il navigatore, però se avete collegato un telefono eh, con Android Auto o con Apple CarPlay, quindi utilizzando Google Maps come navigatore, eh, basterà andare a cliccare il simbolo qua del navigatore e entreremo in automatico, vedete, in Google Maps. Quindi eh, una cosa anche questa comodissima, perché in un attimo si entra e si esce dal sistema di navigazione poi sempre qua nel quadro centrale abbiamo la possibilità di un sacco di regolazioni dell'automobile quindi cliccando il simbolo dell'auto qua eh, sul quadro abbiamo la possibilità di regolare tutte le impostazioni eh, dell'automobile e poi quest'auto come vi ho detto a inizio video proprio lei intendo eh, monta di serie tutto il sistema di sicurezza quindi se noi andiamo in impostazioni veicolo sicurezza Abbiamo la possibilità di attivare e di disattivare appunto, tutte queste funzioni eh, riguardanti la sicurezza. Poi nella plancia, qua sotto, abbiamo una porta USB, una porta Type-C e eh, il cassettino qua dentro per andare a riporre il telefono che si caricherà in modalità wireless, quindi abbiamo la ricarica wireless nel cassettino qua sotto, quindi un'altra cosa secondo me super interessante per un'auto di questa mh, categoria, e un'altra cosa che mi piace come tutte le ultime Peugeot sono questi tasti un po' a pianoforte che mi piacciono un sacco, poi dal punto di vista delle rifiniture secondo me Peugeot tanta roba, e dai dettagli delle plastiche al finto carbonio, eh, veramente è molto curato, anche perché, comunque, stiamo parlando di un'utilitaria, quindi eh, un'auto un po' per tutti dal punto di vista eh, del tipologia di auto. Poi il motore elettrico potrebbe essere più o meno per tutti, però. Eh... Il discorso della tipologia di auto e dimensione di auto e eh, degli spazi dell'auto, comunque la categoria è quella. E una cosa che mi ha stupito: è il fatto che qua dietro, per i due passeggeri o tre passeggeri posteriori, anche se, se il terzo non sta comodissimo, perché comunque le dimensioni non sono esagerate di quest'auto, abbiamo due porte USB. Quindi, chi sta seduto dietro ha la possibilità di collegare il suo smartphone alle porte USB dell'auto per ricaricarlo tenerlo carico. Quindi, una cosa che sicuramente non è comune. Nelle auto di questa eh, categoria, tanti si chiedono come ricaricare un'auto elettrica. Un'auto elettrica come questa, una I208, si ricarica tranquillamente a casa perché nell'auto vi viene fornito un eh, alimentatore. Lo collegate a una qualsiasi presa che avete in garage e eh, poi collegate ovviamente l'altra presa l'auto e lei già inizia a caricarsi perché l'alimentatore che avete in dotazione è un alimentatore per eh, 3 kW di potenza, cioè la quantità di kW che abbiamo normalmente eh, in tutte le abitazioni. Poi se avete eh, 6 kW perché avete i pannelli solari o perché avete richiesto i 6 kW, potete allora prendere un alimentatore che spinge di più. Eh, con l'alimentatore che vi viene dato in dotazione, cioè questo alimentatore, eh, per diciamo i 3 kW standard che abbiamo in tutte le abitazioni, eh, la ricarica non è veloce, ve lo dico subito: è abbastanza lenta. Eh, in una notte, cioè calcolando circa 10 ore, vi si ricarica di circa 70 km. Quindi eh, calcoliamo che l'auto, quando è carica tutta, ne ha circa 250 perché. Lei ha un'autonomia di 340 km, ma i 340 km sono di utilizzo, perché comunque la ricarica della batteria eh, è di 250. Poi lei utilizzando il sistema di ricarica quando freniamo, quando utilizziamo il freno motore, eh, questo la porta a arrivare fino a 340, anche se poi 340 è proprio un limite abbastanza, secondo me, esagerato. È un pochino meno. Eh, una cosa che però eh, bisogna dire è che eh, quando utilizziamo e ricarichiamo l'auto eh, andiamo ad occupare circa un kilowatt e mezzo dei tre che abbiamo disponibili però è bene sapere che quando andiamo a ricaricare l'auto un kilowatt e mezzo va occupato appunto dall'auto che si sta ricaricando ed è una cosa che secondo me bisogna sapere eh, poi, se ovviamente riuscite ad andare ad una colonnina eh, di quelle da 100 kW, vi si ricarica in eh, 30 minuti l'80%, quindi eh, tanta lavora che comunque questa eh, auto è in grado di eh, gestire quel tipo di corrente. Che non tutte le auto elettriche possono essere attaccate ai 100 kW, ma questa sì, quindi eh, avete un sacco di possibilità eh, di ricarica della corrente. Eh, ovviamente se utilizzate la macchina con un utilizzo eh, urbano, eh, non per viaggi, eh, ci state dentro tranquillamente nella ricarica perché comunque vorrebbe dire fare più di 70 km al giorno se la ricaricate solo di notte. Quindi dipende sempre dall'utilizzo, cioè quest'auto ha senso eh, per tante persone mentre per altre potrebbe non avere senso. Non sto parlando solo di lei e 208, sto parlando dell'auto elettrica in generale. Quindi, ragazzi, questa, come vi ho detto, non era una recensione dell'auto, era solo una visione dell'auto provata da un uomo della strada. La fortuna di averla provata per una settimana è una cosa importante perché, comunque, davvero, provare una cosa per una settimana eh, tutti i giorni vi fa capire se quel prodotto eh, ha delle buone cose, non le ha. Quali sono quelle buone, quali sono quelle meno buone. Quindi. Come vi ho detto all'inizio video, questa auto proprio lei, se la volete la potete andare a guardare nel sito Ratti Auto, che ringrazio ancora perché mi hanno lasciato quest'auto una settimana, quindi davvero gentilissimi, spero di collaborare ancora con loro, di avere altre auto, magari anche ibride, perché comunque so che anche le auto ibride eh, sono molto di interesse, perché comunque eh, si ha una doppia possibilità, meno consumi, però allo stesso tempo non si ha eh, il pensiero di dover ricaricare la macchina altrimenti non si arriva a destinazione, quindi tutte queste cose. Quindi spero che questa collaborazione continui, perché sono stati davvero gentili a lasciarmi un'auto una settimana, cioè davvero una cosa che non pensavo e invece c'è gente che eh, crede in certi progetti, crede in certi tipi di marketing, quindi eh, grazie, grazie ancora a Ratti Auto. Quindi ragazzi, spero che questo video, con nuovi contenuti, dove comunque ho inserito i droni perché avete visto tutte le riprese che ho fatto con i droni, perché non potevo non mettercele eh, i droni all'interno di un nuovo contenuto. Perché sapete che sono la mia passione e se riesco a metterli in qualche contenuto, per me è tanto, tanto piacere. Quindi ragazzi, se questo tipo di video, con questi nuovi contenuti, vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram. E porto tante novità, anteprime, infatti, qua ho portato tanti spoiler riguardanti appunto questi progetti. Eh, se vi va, iscrivetevi al mio canale Telecom Offerte per sostenere questo canale. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un testo, un tutorial o una novità. Ciao.